Presidente, io voglio iniziare questo mio intervento con un aneddoto. Era il 2015 quando ero al municipio 15 in opposizione e mi arrivò una richiesta da parte di una persona che conoscevo che aveva perso il lavoro e mi chiedeva se c'erano possibilità per, come dire, essere alleggerito dal pagamento della quota intera di quanto spettante per la refezione. Io istintivamente dissi mi informo, vedo, ebbi delle informazioni errate perché mi fu detto che l'unica alternativa era rivolgersi ai centri sociali. Quindi quando sono entrata qui in Campidoglio, diciamo che ho cominciato insieme ai miei collaboratori ad attenzionare questo problema, questo tema. Quindi perché racconto questo? Perché l'analisi, lo studio che è stato fatto appunto sulle questioni relative all'ISEE nasce da lontano, per cui è una questione che abbiamo veramente molto attenzionato. E lì è venuto fuori il richiamo al DPCM numero 59 del 2013, che evidentemente pochi conoscevano, perché anche al municipio mi era stata data una risposta negativa al quesito che avevo posto. E lì abbiamo recuperato questo DPCM e abbiamo, come dire, cercato il percorso per allineare Roma Capitale a questo DPCM, perché evidentemente le informazioni, queste tanto decantate informazioni di cui sento parlare o comunicazioni di cui sento sempre parlare, erano carenti anche allora, a danno dei cittadini a questo punto, di una persona che aveva perso il lavoro. Quindi abbiamo recuperato l'ISEE corrente, quindi l'abbiamo inserito nella delibera famosa del 2018 e da lì poi ci siamo un attimino, come dire, abbiamo un attimino ampliato anche ragionando con gli uffici, perché chiaramente il percorso è stato fatto con il Dipartimento Politiche Educative in maniera molto capillare e molto puntuale e quindi è emersa la necessità anche di anticipare la data di presentazione dell'ISEE, un ISEE che, come sappiamo tutti, è relativo all'anno precedente. Quindi abbiamo fatto i percorsi dovuti, abbiamo anticipato la data, dico anche che abbiamo data adeguata comunicazione, come ho detto prima, non solo sul sito, ma anche in altro modo. Detto questo, siccome parto dalla logica che nulla è perfetto, nulla è perfettibile, tutto è perfettibile, laddove sono arrivate le prime segnalazioni di ritardatari alla scadenza del 31 luglio, abbiamo anche fatto un lavoro di indagine presso i municipi, premesso che la delibera, quella del 2018, è passata al vaglio dei municipi, come tutte le delibere, e quindi anche dal segretariato, anche dall'ufficio, dal Dipartimento Politiche Educative, abbiamo avuto riscontro di un ritardo fisiologico. Quindi anche alla data consueta e canonica, il ritardo era qualcosa di consolidato. Quindi abbiamo voluto seguire questo percorso per andare ancora una volta incontro alle esigenze dei cittadini, dei contribuenti, di quanti hanno veramente la necessità di essere alleggeriti dal pagamento della quota intera. Quindi mi sento di ringraziare gli uffici, mi sento di ringraziare i membri della commissione, insieme ai quali abbiamo fatto questo percorso, non tutti, tant'è che oggi abbiamo degli emendamenti a cui inevitabilmente abbiamo dovuto rispondere negativamente perché non collimano con quanto stabilito da quel DPCM famoso a cui comunque si fa sempre richiamo. Quindi è ovvio, riteniamo di aver seguito tutti i percorsi utili, è chiaro che l'attenzione a questo tema non verrà meno perché è interesse nostro andare incontro
alle esigenze dei cittadini, ancor più in questo momento di estrema precarietà che stiamo vivendo, e già stiamo attenzionando eventuali altri interventi in materia. Quindi attenzione vigile alla questione, quindi il voto sarà assolutamente affermativo. Grazie.